Sì, Presidente, cercherò di essere sintetico, però questi emendamenti vanno riflettuti molto attentamente. Abbiamo visto che evidentemente sia il PD che la Lega hanno presentato un emendamento identico, chiunque lo può vedere, e chiaramente questa è una domanda che proviene dalle associazioni di categoria. E anche tante volte in commissione le associazioni di categoria hanno chiesto la flessibilità sul cambio turno. Questa amministrazione invece ha voluto rendere esplicite evidentemente delle gravi problematiche che riguardano i cambi turno. Ebbene, fino a che non si è insediata questa amministrazione, avvenivano cambi turno come si voleva, ma fin qui non ci sarebbe forse nulla di male, e però diciamo indagini recenti hanno portato a verificare che dietro questi cambi turno si potrebbero identificare dei profili di illegittimità e di rivendita dei posteggi in determinati orari, proprio per impedire appunto che si abusasse, insomma, di questa flessibilità, perché poi c'è chi magari lo faceva in buona fede, pochi magari, ma chi invece lucrava appunto illegalmente sulla rivendita di questi posteggi. Questa amministrazione ha fatto una stretta sui cambi turno e ha voluto che i cambi turno fossero anche portati a livello informatizzato, proprio per avere contezza su un cartaceo che veniva verificata solo nel dipartimento da una o due persone. Quindi poi quando si concentrano in poche mani, insomma, il controllo, si potrebbero verificare determinati fenomeni sui quali poi può indagare la magistratura. Quindi io capisco perché è stato presentato dalle opposizioni, perché le associazioni vanno ascoltate, però bisogna anche riflettere le implicazioni degli emendamenti. In questo caso siamo assolutamente contrarissimi a questo emendamento, perché semplicemente chi è nelle condizioni può tranquillamente richiedere un cambio turno via PEC, via lo strumento informatico che è stato fornito alle associazioni di categoria, e può farlo alla luce del sole, quindi dimostrando che semplicemente vuole sfruttare un posto lasciato libero da un collega che non esercita più, e in questo modo contribuire a un fenomeno di legalità e di ordine, perché poi, come dire, anche la polizia locale deve sapere chi esercita in quel luogo in quel momento, altrimenti anche i controlli sono meno efficaci. Quindi il Movimento 5 Stelle è contrario ai due emendamenti. Grazie, Presidente.